Nonostante in passato avesse detto di aver smesso con la cocaina e con le sostanze e incitato i giovani a fare altrettanto, il brasiliano sembrerebbe esserci ricascato. Infatti ha realizzato delle stories mentre piange e dove appunto spiega che è ricaduto in questa trappola della droga bruttissima e che non sa più come fare per uscirne. In questi video potete capire quanto è brutta la droga, raga, che problemi crea a lungo andare, e spero che sia un incentivo per chi consuma a smettere e per chi non ha mai consumato a non iniziare mai. Non aggiungo altro, quindi, ma vi lascio i filmati, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio. Vedi la verità. Forse ho un problema di alcol e cocaina, non riesco a gestire. E questo purtroppo fa sì che tutte le persone che ho intorno le perdo. Pensavo di esserne uscito, invece no. Invece no, è dura. È il diavolo, è in persona. Alice, ti chiedo scusa, che te devo dire? Rovino sempre tutto. Sicuramente in settimana andrò da qualcuno per farmi aiutare, ma per farmi aiutare a gestire questa cosa che ormai non è più gestibile. Non è più gestibile. Alice, quello che ti voglio dire io, che per fortuna non è un problema che ci sono delle altre donne e quant'altro, è un problema che purtroppo non riesco a gestire quello che mi sta accadendo. E è meglio che tu mi stia un po' lontano.